Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo di fronte al secondo monolite delle sfide su Final Fantasy XVI. La volta scorsa abbiamo fatto quello della Fenice nel continente di Rosaria. Oggi ci troviamo nel continente di Sunbreak, ovvero diciamo nella zona dell'impero di Sunbreak. Io ovviamente qua sbaglio sempre i tasti, e qui credo che molto probabilmente ci sia il monolite di Garuda, perché qui noi comunque abbiamo affrontato Garuda, quindi vediamo. Ah, no, addirittura c'è Ramu. All'interno di questo antico Mehir ti attende una prova terrificante in cui Clive dovrà superare una schiera di nemici mortali armato della benedizione di un solo Aegon, Ramu. Va bene. Ramu è difficile da utilizzare in realtà, eh. Non l'ho utilizzato molto all'interno del gioco, ero convinto ci fosse Garuda. Prova del tuono, prima fase, con schianto e tempesta. Ok, quindi al solito prendiamo i secondi in base okay, a quello che riusciamo a combinare. Tra l'altro qua sono un po' più lento a combattere perché giustamente. Tecnicamente dovrei fare questo per colpire i nemici dalla distanza. Ok, breccata. Aia. Ramu è particolare da usare, deve essere saputo usare in modo particolare. Queste sono buone questi, diciamo, queste sfide anche per imparare ad utilizzare bene le evocazioni, alcune evocazioni. Io per esempio quelle che ho usato meno sono Shiva, Ramu e basta. Poi le altre bene o male le ho quasi usate. Specialmente, vabbè, Garuda l'ho utilizzata molto all'inizio del gioco, poi l'ho cambiata. Ma Titano, per esempio, non l'ho mai sostituita. Titano incredibile, Titano super OP. Genera un fulmine globulare che ogni volta colpito un nemico mette fulmine a catena verso i nemici circostanti. Fatto anche degli obiettivi. Vedi, questo è buono così. Il problema è che poi mi colpiscono, giustamente.
Ecco, questo è quello che effettivamente è più fastidioso. Ok, Ramu sta andando un po' così e così in realtà, ma perché non mi trovo molto con le mosse di Ramu. Non mi trovo molto a mio agio, se devo essere sincero. È probabilmente l'unico che mi trovo un pochettino fuori forma, mettiamola così. Allora, qui avremo sicuramente il giudizio finale. Ah no, parafulmine e fulmine del giudizio. Ok. Quindi qua devo fare attenzione. Ecco, perché non volevo fare questo, però va bene. Aia. Aia. Vedete, la cosa brutta è che io praticamente mi ritrovo a inseguire i nemici. Porca miseria. Ok, anche la fase 3 completata. Ok, vabbè, abbiamo quasi 4 minuti di tempo. Non è male per andare a sconfiggere il boss finale. Oh, un grifone. Allora, abbiamo fulmine del giudizio e tempesta. Ah, ok, questi sono buoni però come attacchi. Aia.
Ok, qua siamo andati molto meglio. È finita. Queste abilità sono decisamente meglio rispetto alle altre, non c'è paragone. Paura del fulmine, aumenta del 6% i danni di fulmine del giudizio. Va bene, anche questo era da prendere. E quindi anche il Ramù ce lo siamo tolti. Ma quindi allora la prossima chi è? Spero Titano, sinceramente, perché Titano è quello con cui mi trovo meglio come Icon. Con i pugni furiosi, però senza pugni furiosi è un po'. È un po' particolare la cosa. Però va bene, ce l'abbiamo fatta. Ci troviamo alla valle di Norvent, abbiamo completato anche il secondo monolite e quindi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!